Fratelli Radice, possiamo attivare, possiamo dare un volto alle persone che producono e fanno queste creazioni. I fratelli Gianluca e Marzo Radice. Dove sono? Buonasera. Buonasera, ci siete? Eccoli lì. Presenti. Ciao Marzo, ciao Gianluca. Ciao. Buonasera. Grazie per l'invito, grazie per la serata. No, grazie a voi per la partecipazione. Come i carabinieri, sempre a disposizione. Lo so, lo so. Volevo dire innanzitutto che abbiamo fatto proprio come PP Online, visto per ringraziarvi di questa partecipazione, vi arriverà a breve una mail dove abbiamo attivato uno sconto del 10% sulle pipe del brand Radice, proprio per ringraziarvi di questa partecipazione. Assolutamente. Diciamo, per rompere il ghiaccio ti faccio una domanda, diciamo inizio a farti una domanda. Il vostro brand, che è nato nel 1980 con tuo padre la Radice, no? E quindi un brand sì, già consolidato da anni. Però la storia di vostro padre ha un inizio che è antecedente al 1980. Certo. Parte Molti di voi non lo sanno, ci farebbe piacere che tutti conoscessero quello che certo, Luigi ha rappresentato nel mondo della PIP. Sì. Più o meno 1961 lui è entrato in castello, c'era anche Peppino Ascolti, fino al 1968, quando dopo si sono staccati mio papà e Peppino Ascolti. Hanno fondato Caminetto fino al 1979. Dopo fine 1979, dopo negli inizi degli anni 80, è iniziato il cammino della famiglia Radice, capito? Prima mio Quindi fratello. tuo padre ha iniziato, diciamo, a fare le pipe giovanissimo, fondamentalmente. Direi, lui è classe 1939. Lascio a voi il conto matematico. Siamo quest'anno a 83 anni, capito? Bene o male, non dico io che ha fatto la storia, però bene o male, qualcosa abbiamo fatto. Se uno, sai, va a vedere in giro su internet quello o quell'altro, qualcosa è stato fatto sia da lui nella storia precedente, sia dal 1980 quando abbiamo iniziato. Mio fratello ha iniziato prima a collaborare con lui quando tornava da scuola, era già qua in laboratorio, perché dopo mio padre ha dovuto ricostruirsi un laboratorio sotto casa. Noi siamo qua in un bottega artigiana, ecco. E io invece ho fatto un anno di altre cose. Dopo, nell'81, anch'io sono rimasto a casa e dopo è iniziata la storia e il cammino, ecco, piano piano. Che ancora prosegue, E siamo qua, 2022, siamo qua ancora camminare. a camminare, capito? E teniamo duro e via andare, capito? Senti, ma Però, tuo padre viene ancora in laboratorio? sì, lui, sai, è sempre venuto, cioè è sempre stato qua. Adesso un po' non che si è staccato, abbiamo dovuto farlo un po' staccare, perché lui se no non mollava. Però sai, gli anni sono quelli, però è giusto anche che si gode un po' quello che è la sua vita. Però gli manca, tanto loro, qui dove te lo sai bene, i miei genitori abitano sopra, noi siamo sotto col laboratorio, perciò lui può scendere Io a qualsiasi ora del giorno. quelle molte volte che sono venuto, o stava venendo, o stava andando via, o stava Sì. giocando con un po' di cose. Qualche volta mi ha fatto vedere, sto facendo questo, sto No, facendo ma quando, questo. se sei appassionato questo lavoro, lo devi fare solo se hai passione, capito? Perché alla fine tutto il resto. E lui gli manca proprio, gli manca, però devi fare anche il conto con la carta d'identità, capito? E poi è giusto anche che tanto Ma anche perché. il laboratorio siete solo tu e Marzio, tu e Gianluca, cioè. Sì. Siamo solo noi due, combattiamo, capito? Alla fine, sempre in guerra, capito? Visto che stai parlando del laboratorio, Marzio,
Ciao Gianluca. Ciao. Volevo sapere, intanto a livello lavorativo voi come siete organizzati? Cioè, mi spiego, le pipe le fate individualmente, quindi singolarmente, le finite singolarmente, oppure è un lavoro a quattro mani? No, a quattro mani, siamo intercambiabili. Allora, no, allora per giustificare quello che è il lavoro, ognuno ha delle mansioni dove ce le possiamo anche intercambiare, capito? Però mio fratello è quello che, lui si dedica alla radica, lui è quello che quando c'è acquistare la radica, quello con l'altro, la prima fase di lavoro, sbozzatura, quello, però c'è Una sempre una collaborazione. collaborazione, cioè si fa qualcosa di nuovo, c'è sempre una collaborazione, come facciamo così, c'è sempre uno scambio di idee, ecco. Dopo ognuno ha le sue mansioni, però viceversa ci possiamo intercambiare, però lui parte, la bozzatura comincia a sgrossare, preparare, dopo io vado avanti con la limatura dei bocchini, posso dire che siamo duble fase. Ma devi essere sincero però. Chi ha dei due ha l'idea più bella? No, no, non è che c'è una bella collaborazione, capito? Cioè, per quello riusciamo sempre a trovare il giusto, ecco. Non c'è mai. Dopo, sai, gli screzi succedono sempre, questo e quell'altro. Facciamo più lungo, facciamo più alto, facciamo più largo, però alla fine, dopo, il prodotto lo vedete voi, è quello. Esce da qua, perciò. E sempre ci deve essere sempre quella collaborazione lì. C'è da 40 anni, perciò è quello. Sai, c'è sempre da imparare. Dopo 40 anni non si è mai arrivati, c'è sempre da imparare. Grazie. Perché Marzio, facciamo una cosa. Dica. Fateci vedere qualche vostra lavorazione. Spostatevi nel laboratorio che vediamo Va qualcosa. bene. A cui teniamo molto noi è la lavorazione del bocchino, come tutte le altre lavorazioni, però curiamo molto quello che è la lavorazione del bocchino. Raccontaci un po', Marzio, mentre fai andare le mani. Raccontare, il problema è che Quindi tu inizi la parte di sgrossatura con la lima. bravo, sgrossatura del bocchino che viene fatto in questa morsa qua con la lima. Cosa stiamo lavorando? Ebanite, No, giusto? no, no, Metacrilato? metacrilato. Metacrilato. Allora, facciamo sia metacrilato che ebanite. Adesso in questo momento stiamo lavorando il metacrilato. Io vado un po', allora, un po' veloce, nel senso, cerchiamo di curare sempre nei minimi particolari quello che è la lavorazione del bocchino, perché è molto importante la cura del bocchino. Anche perché il bocchino poi è la parte che effettivamente collega la pipa al fumatore, quindi se non è Assolutamente, comodo passa la voglia di fumare la pipa piuttosto che rende sconfortevole la fumata. poi il bocchino una la cosa parte più. importante, Marcio, è che facendoli voi su misura e non essendo bocchini prestampati, alla fine è come se fosse un vestito su misura fatto per quella testa e per quel Certo, corpo. certo, certo. Quindi non è adattare un bocchino a quella pipa, ma è un finalizzare il bocchino a quella che è l'idea della pipa che si va a fare. Quindi Certo, certo, certo. questo è un valore aggiunto che hanno
le soluzioni di pipe che poi... L'importante è sempre curare l'imboccatura, che sia, che calzi bene, come una scarpa, capito? Cioè, deve andare, visto che poi assolutamente il bocchino va in bocca, ci deve essere una cura particolare. Adesso io, ripeto, sto andando giusto per vedere le fasi. Questa è sempre una lima, è vero? Più piccola. Questo è un raschietto che serve a togliere un po' i segni, le striature della lima, per portarlo un po', una parte un po' liscia. Dopo si usano delle carte vetrate per... per cercare di... Quanto tempo ci metti più o meno a fare un bocchino? Ma... Allora, il bocchino va in base anche alla dimensione, al tipo della pipa, al tipo di bocchino che va, però tieni conto che almeno tra sgrossarlo, prepararlo e tutto, ci vuole almeno un 20 minuti di tempo, però non riesci a dare un tempo perché ci sono tipologie diverse di bocchino. Questa è la parte del bocchino. Dopo, una cosa importante che possiamo far vedere è la rusticatura. Nel frattempo, passiamo... Vediamo il Gianluca in azione, allora. Aspetta, mi serve una matita un attimo. Il segno dove va marcata, la marchiatura, lascia... dove troveremo la classica marcatura radice. Questa è la sgorbia e si parte, si inizia a incidere, si parte da dove viene marchiata. Dopo dipende anche dalla durezza del legno. E si inizia a fare, si incide, si parte sempre dalla canna, almeno. Io. Fa dei circoli, dopo dipende uno quanto incide più o meno la grossezza della rusticatura. Beh, noi la facciamo non grossa. Come decidete che una pipa va rusticata? Dal legno, se magari c'è, non c'è la bella fiamma o ci sono dei carboncini neri, come vedi. La venatura non è bella, c'è un carboncino, ma quello sparisce da solo. Però vedi, farla clear, cioè, un'industria la farebbe anche colorata, noi no. Cioè, e non è un pezzo di legno brutto, perché un po' di vena ce l'ha, vedi. Però c'è un po' di nodo. Si perde la fiamma. Meglio una bella rusticata che una brutta pipa. Esatto. Ma le rusticate hanno anche un fascino, soprattutto poi nel tempo che le fumi, che cambiano le colorazioni. No, è una lavorazione manuale. Io dico sempre. E poi io dico sempre, le rusticate sono quelle che, correggimi se sbaglio, che impiegano più lavoro, poi fondamentalmente. Assolutamente. Secondo me, allora, in termini di manodopera, la pipa rusticata dovrebbe costare di più di una pipa liscia, perché c'è molta più manodopera.
però la pipa liscia e la bellezza del legno, quello te lo dà la natura e anche sulla scelta di determinate tipologie. E l'interpretazione della fiamma. Assolutamente, spacca la giacca. Beh, poi il bello delle pipe rusticate è che sono delle belle pipe comode da mettere in tasca, che non ci fai più di tanti pensieri, che non sai che non si graffia, non è la pipa... Assolutamente, pipa di buon comando. È la pipa da lavoro, la pipa rusticata, che te la porti ovunque e non ti preoccupi più di tanto che si possa rovinare. E dopo viene spaccata con un ferro, fatto a punte. Dopo di uccisi in fondo possiamo vedere la spazzolatura. Il legno quando rusticato così grosso deve essere spazzolato per rendere al piacevole il tatto, perché sennò così rimane pungente. Sì, e poi viene pulita perché anche sennò la tinta non assorbirebbe bene e verrebbe tutta macchiata. Anche perché la tinteggiatura dopo... No. un bel lavoro dietro, non è che... Gianluca non ha bisogno della palestra. No. No, anche perché quando fai tutto il giorno, sera sei... No, la prima è sempre veloce, adesso vai veloce, ma dopo quando cominci a farne una, due, tre... Nel frattempo vediamo un po' il laboratorio, che vediamo appunto tutti i vari macchinari, e ci avviciniamo. Bottega, fatta con una spatola di ferro. Poche parole e l'effetto alla... Esatto. Del ciocco che c'è. La vuoi vedere le bigarre? La vediamo le bigarre? Dai, sì, facciamo lavorare Gianluca, che oggi ha lavorato poco. Sì. Adesso monta un disco. Un disco di partenza. La carta del 60 è proprio la partenza, quindi una carta bella ruvida. Adesso vediamo da dove partono. Questa è proprio la pipa che è appena stata tagliata con la sega nastro. Dopo il secondo passaggio, e da qua si parte tutto a cartellini. Abbiamo iniziato a impostare. Questa è una cintura totale, è quella che ha fatto vedere all'inizio del video. Thank you.
Questa è una Totò? Marzio, come vedete Gianluca nel... non sbaglia una manovra. Niente, questo è proprio il primo dopo da qua di bontà un pochino e si va avanti un po', questa è proprio la prima. Non so se ve la ricordate come era all'inizio. E già adesso ha preso la classica forma, la forma della Totò. Della Totò. Ah, Totò. Un pochino si pareggia con la canna, poi si va avanti con le altre carte, sempre più di più alla fine. Dopo si monta un pochino, montato un pochino si passa alla limatura, guarda quanto è mio fratello, e vai avanti. Qua già si vede, se una pipa può essere liscia, rosticata da loggia, lo vedi. Dopo la liscia fino alla fine, non lo sai mai. Vedi? Dovrebbe essere, ci dovrebbe essere un po' del... Qua adesso la bagniamo un po' in modo tale da tirar fuori meglio. Questa è una pipa che alla fine è una pipa da rusticare, non viene una bella liscia, non lo è. Vedi che qua non c'è poco, c'è l'occhio ma non è bello, perché qua è molto aperto. È una pipa da rusticare, al massimo si può fare una rubino, proprio se non esce niente fino alla fine. Comunque la velocità di esecuzione... Fabio, cosa dici? No, possiamo rientrare così. Intanto vi faccio come... Rendete le cose molto semplici, voglio dire, a vedervi sembra tutto semplice. La realtà non è così. Nel senso che vi muovete con una facilità che è disarmante. Poi siete vicino a oggetti che se sbagliate di un millimetro vi potete far male, quindi... Bello, provo. Inizio io, sì. Così apro le danze. Ciao Marzio, ciao Gianluca. Una curiosità la mia, buonasera. Avevo solo una curiosità, sentendo quindi la lunga storia del vostro babbo, vi chiedo qual è l'insegnamento in campo lavorativo più significativo che vi ha lasciato? Non è che abbiamo imparato a guardare e farne sempre, come posso dire, un bagaglio di esperienza, ecco. Abbiamo imparato sempre a guardare e lui sempre ci correggeva, questo e quell'altro, però alla fine ognuno ha un suo modo di lavorare, quello e quell'altro. Noi sicuramente, come ho detto prima, abbiamo sempre da imparare. Però da parte di mio papà lui c'aveva un estro che era particolare, ecco, come lui c'ha un estro, ecco, le cose le vedeva ancora prima di farle, ecco, per quello. Perciò ci siete finiti. No, scusatevi.
Vi dà ancora qualche piccolo consiglio? No, no, glielo chiediamo noi. Ogni tanto, no, ogni tanto quando ci troviamo, non dico in difficoltà, però chiediamo sempre consiglio, andiamo a chiamare di sopra o andiamo di sopra direttamente a farci dare qualche dritta. Ecco. Qualche dritta. Però, ripeto, per l'ennesima volta, non si è mai arrivati, c'è sempre da imparare. Okay. C'è sempre grazie. Da imparare. Poi, con l'andare degli anni è cambiato tutto, la costruzione, la tipologia di pipe, sono tante le cose che, cioè, da 40 anni a questa parte, quando arriva qualche riparazione di pipe di 30 anni fa, si guardano certe cose, dice facciamo certe cose che adesso sono proprio cambiate, cioè sono cambiati i tempi, è cambiato tutto, anche la costruzione delle pipe, ecco. Le persone sono diventate molto più esigenti, molto più pignole. Non è che le pipe prima si facevano così un po' buttate là, però adesso c'è proprio la ricerca della perfezione in tutte le maniere. Grazie. Vai Sebastiano. Vai. Innanzitutto buonasera a tutti e buonasera ai fratelli Radice. Noi diciamo ciao, siamo abituati col ciao. Vabbè. Per educazione poi... Assolutamente, però siccome l'ho detto io, ho detto preferiamo proprio quel contatto lì un po' più... informale. Bravo, bravo. E vorrei se sapere... dopo invece ci dobbiamo dare del lei, ci diamo del lei. No, vabbè. Voi mi potete dare del tu, comunque diamoci del tu e va bene così. E vorrei sapere la differenza tra l'ulivo e la radica. La resa, pregi e difetti dell'ulivo, perché ho visto che voi delle pipe in ulivo comunque le fate. A me non è ancora capitato di poterne, diciamo, provare una. Sì. E così volevo sapere, secondo voi, una pipa in ulivo in cosa differisce da una pipa in radica? Guarda, ti devo dire la verità, in 40 anni di attività avremmo fatto 30 pipe in ulivo. Non è proprio... è stata un'esigenza di mercato, qualcuno credeva le pipe di ulivo, che noi non che non ci crediamo, però secondo noi allora la pipa deve essere in radica. C'è stata un po' l'innovazione di tutti quei vari legni, la morta, l'ulivo si usava già molto prima, dopo c'è stato l'introduzione della morta, però non riesco, siccome io non sono neanche un ex fumatore da molti anni, non ho mai, ripeto, mai fumato l'ulivo. A detta dei fumatori dicono che c'è un sapore molto diverso, c'è sempre quel reso un po' quello gliastro lì che dà quel sottofondo lì, però non posso dare un'identificazione perché abbiamo fatto poche pipe in ulivo, proprio per esigenza di mercato, perché qualcuno le ha richieste in controvoglia, ecco. Ah, ecco, capito. Perché mi è capitato recentemente di vederne in una tabaccheria una poker in ulivo e quindi mi era venuta questa curiosità. Sì, 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 però se uno va a vedere nelle varie tabaccherie, che sia in Italia, all'estero, trova pochissime pipe nostre in ulivo. Però secondo me, secondo il mio modesto parere, quello che rilascia l'ulivo, uno fa 100 pipe in ulivo, la risposta è sempre uguale. La radica sappiamo bene che madre natura, ci sono quelle, la pipa che è più buona, meno buona, come le giudicano i fumatori, ecco. Quella che ci vogliono 20 fumate per essere cominciare a prendere un po' più di gusto, quella che magari... Allora, difficilmente dopo due fumate uno dice buonissima. Lì proprio c'è qualcosa che non funziona nel fumatore, perché se dopo due fumate comincia a dire è buona, buonissima, io ripeto, parlo sempre a mio proprio quello che penso io. Ecco. Risponde subito. Gabriele Marzio chiedeva, la radica da dove proviene? Noi compriamo in Liguria e in Calabria. Da due segherie diverse, da Mimmo Romeo e da Tarantino. È giusto fare i nomi. Perfetto. Gabriele, speriamo di averti accontentato. Vai Simone, è il tuo momento.
Innanzitutto, ciao a tutti, ciao ai maestri che si sono prestati a questo collegamento, che trovo estremamente interessante. E nella mia ignoranza, questo trattamento del cured è un po' quello che aveva, tra virgolette, brevettato Daniel a suo tempo, sì. Che leggevo che era stato brevettato, insomma, inventato, ideato per, tra virgolette, stagionare più velocemente la radica, così avevo letto. E quindi sì, insomma, da quello che ho capito deriva da questo, no? E questa cultura qui. E poi una curiosità mia, che differenza c'è tra il mercato italiano, parlo di stile, di linea, di tipo di lavorazioni, quello europeo, che credo che sia già diverso perché quello tedesco e inglese sono assolutamente differenti, e poi quello americano, cioè voi avete una differenziazione così lampante tra i vari mercati, oppure le vostre linee sono quelle un po' per tutto il mercato? E che cosa, allora, prego, noi... e come si comporta e come reagisce, non so se avete rapporti con l'Asia, insomma col mondo asiatico, che cosa apprezzano loro delle vostre, dei vostri prodotti? Ma la nostra produzione è in prevalenza di classico. Noi negli anni prima, quando c'era il papà, siccome il papà era molto estro, si usava a fare anche pipe molto estrose, dopo il mercato ha cambiato totalmente. Parliamo di 30 anni fa, gli Stati Uniti è sempre stato un mercato per le pipe big, grosse, sempre. Adesso, nell'andare degli anni, esportiamo delle pipe negli Stati Uniti, che adesso non dico sono gruppi 2, gruppi 3 Daniel, che 30 anni fa le facevi vedere un americano, si offendeva quasi. È cambiato proprio totalmente. Però per quello che riguarda l'Europa, l'Italia, Europa, per Europa possiamo parlare della Germania, che la Germania è fossilizzata, loro con sto filtro 9 mm, lì, che secondo me è una porcheria, ecco. Però per esigenze di mercato noi viviamo anche di quello, dobbiamo fare anche quello. Però per quello che riguarda gli asiatici, parliamo di Cina, non sono amanti delle pipe grosse, e per grosse intendiamo non molto grosse, sempre delle pipe medio-piccole, ecco. Invece la cosa che un po' ha rivoluzionato, parlo per noi, è proprio gli Stati Uniti, dove dagli Stati Uniti comprano dalla pipa da 300-400 grammi, proprio enorme. Noi facciamo delle pipe, quest'anno abbiamo fatto dei pezzi, cioè, questa è una pipa stranissima per dire, però abbiamo fatto pipe da 500 grammi per smoking pipes esclusivamente, che sono paurose. Però comprano anche delle pipe piccolissime, cose che 20 anni fa non succedeva, ecco. Il mercato cambia rapidamente, secondo me. Grazie. Soddisfatto Simone? Molto, devo dire, io poi ho questa malattia passione che mi porta a fare 2000 domande, grazie. No, volevo dire... noi qua stiamo, mica si pagano, Simone, le domande. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? È uno dei pochissimi lati positivi di questo Covid che ci ha perseguitato per 2 anni, l'idea di inventarsi questi collegamenti che trovo straordinari, perché ci troviamo a distanze di 1000 chilometri, anche 1200, e grazie a Dio possiamo comunicare in modo amichevole, così serenamente. È bellissimo, io trovo tutto molto bello. È l'unico lato positivo del Covid, devo dire. Si può dire che anche la vendita delle pipe da 30 anni a questa parte è cambiata in quel modo lì, perché negli Stati Uniti c'erano svariati negozi professionali di pipe che sono spariti, e subentrato internet, specialmente gli americani stanno in poltrona a comprare la pipa. A parte che, come dico sempre io, con l'effetto oggi della fotografia, si vedono delle foto nelle pipe dove il difetto lo vedi di più, il difetto, parliamo per difetto, il carboncino, il puntino nero, lo si vede di più nella fotografia che quasi a occhio nudo. Cioè, infatti, Marzio, ti voglio dire che i difetti delle pipe che noi me li evidenzia sempre Luca. Quando fa le foto mi manda le foto zoomate, che dico, ma è possibile? E poi dice, ah, qui c'è un carboncino. Qui... Photoshop e cancellare, Photoshop. No, mai è proprio... Volevo dire una cosa a Simone per agganciarmi a quel discorso che dicevi tu di come si è evoluto il mercato poi lavorando su internet.
concordo con il fatto che oggi anche in paesi tipo l'America e l'Asia si è andato incontro a modelli molto più piccoli e anche come filosofia di pipa, mentre prima c'era una ricerca, soprattutto o in America o nell'Asia, di modelli molto estrosi, oggi si è ritornato, almeno quello che vediamo, al classico, che poi quello che dico sempre, correggimi Marzio se sbaglio, secondo me è la cosa più difficile da fare. Poi fare una pipa, una forma libera, è sempre più semplice, tu segui quella che è la fiammatura, quello che ti dice la radica, però fare una billiard, fare una canadese, ma perché ci sono dei parametri da seguire, devi essere preciso. Sì, ma il nostro è un classico rivisitato, dove alla fine però deve sempre avere un minimo di eleganza, capito? Un equilibrio. Bravo, per quello, cioè. Bene, Patrizia, andiamo avanti? Allora, sì, intanto c'è Giorgio che si è prenotato per la domanda, però voglio fare prima una cosa, salutare Linda, che finalmente, anche se in minoranza, vediamo la presenza femminile in questo mondo fatto, tra virgolette, solo di maschi. Quindi certo. Linda, sei la nostra bandierina. Ma tu fumi, Linda, sì? Sono neofita da un annetto. Quindi, siamo tutti diciamo neofiti, Linda, qua. Quante pipe hai? 6-7. Però c'è una radice tra queste 6-7? Ho voglia di farla mia. Ok, confidiamo in te allora. No, e volevo sapere, per la loro esperienza, l'importanza della stagionatura della radica, cioè quando si può iniziare a lavorare una placca, dopo quanti anni, 1, 2, 3, 4, e che rapporto c'è appunto tra stagionatura, lunga stagionatura e qualità? Allora, noi lavoriamo dalla radica stagionata. Dopo 3 anni, secondo il nostro modesto parere, mi ha sempre dire così, va bene. Perché dopo c'è quello 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni. Secondo me il legno quando è vecchio rende da vecchio. Perché dopo ci deve essere sempre un grado di umidità nella radica. Se noi lasciamo lì del legno molti anni si asciuga e rimane piuttosto. Noi abbiamo provato a lavorare dei pezzi di radica che avevamo lì, che avevano 40 anni. Dato a un amico, dice: prova a fumare questa pipa senza dire, dice: guarda, questa qua è roba che c'avevamo là in un angolo, c'era 40 anni. Ancora prima di accenderla, il suo cervello era collegato ai 40 anni, allora doveva essere una bontà stratosferica. Così è stato: oh, che buona, ma dopo la fine ha fumata un'altra, dice: ma avete cambiato il tipo di radica? No, perché la radica, oh, ma questa è buonissima. Ripeto, il nostro modesto parere. Dopo c'è qualcuno altro che vende la storia di 30 anni, 40 anni, 50 anni, ma io potrei prendere la radica, comprarla bagnata, bella bagnata, tolta dalla caldaia, portarla da chi ha una segheria, che hanno l'essiccatoio, lo porto lì, la faccio in un attimo, però toglie tutte le proprietà che sono della radica. Parlo sempre per un'idea nostra, ecco. Però noi lavoriamo della roba che 3-4 anni, e in 40 anni di qualche lamentela l'abbiamo avuta, però capita, siccome madre natura vive sottoterra e noi non possiamo correggere niente, ecco, capita, può capitare. Una volta uno ha detto che una pipa sapeva di fieno, un altro sapeva, non lo so, però abbiamo avuto, devo dire, poche lamentele negli anni e abbiamo sempre lavorato della radica, ripeto, con quelle annualità lì. Il discorso prima dell'oil cure che dicevi, ci siamo impressionati 30 anni fa quando c'è stata la richiesta dell'oil cure, dici: stiamo qua a stagionare la radica, quello con l'altro la dobbiamo buttare nell'olio, con la fatica che abbiamo fatto per stagionarla. Ma chiedo scusa, ma che tipo di, lo so che sono segreti, ma che tipo di olio è? È olio di lino? Di lino, immaginavo. Ok, sì. Quindi non lascia molte tracce, diciamo. Dicevano che Daniel usava la lavorazione dell'oil per rendere tutte le pipe equiparate, cioè vale a dire tutte con lo stesso gusto. Così dicevano, però
ripeto, quello che si legge in giro. No. E Marzio, Luca chiedeva, per capire se si è davanti a una pipa di qualità, quali sono le cose da guardare? Cioè, da come si riconosce un neofita come me, come può riconoscere che una pipa è di qualità, a parte il marchio radice? Vabbè, non saprei rispondere, ecco, alla tua domanda. Perfetto, va benissimo. Come allora risposta, continuo io, perché vai, c'è Patrizia. Un'altra di Matteo Bencini. Di qualità, dice... scusa, di qualità la dovevi chiedere giusto, a loro, no? Al signor Giovannozzi. Ma dice, allora, infatti, posso Matteo dire una cosa? Bencini dice un'altra cosa, il no, prezzo dire, alto di una pipa. No, infatti, scusi un secondo, posso dire una cosa, proprio perché per esperienza trentennale. Ma non è un fatto di qualità, è che nel tempo secondo me sono cambiati i parametri su cui un cliente definisce una buona pipa, e secondo me sbagliando a volte, nel senso che prima io vedevo, quando arrivavano i fumatori ed eravamo ventenni, capelli lunghi, neri, senza barba, loro la prima cosa che facevano è prendevano la pipa, levavano il bocchino, vedevano la foratura della pipa, vedevano la foratura del fornello. Oggi vedo che si è più attenti a quello che può essere l'aspetto, come dicevi prima tu, Marzio. C'è un carboncino, il fornello è pretrattato, non c'è l'occhio di pernice. Io ho fumatori che non hanno mai visto la differenza tra una fiammatura, un occhio di pernice, cioè loro gli piaceva la pipa nell'insieme, quello che dico spesso io. Poi dovete guardare la pipa nell'insieme, cioè la pipa se vi piace dopo, come pipa, non come dettaglio. Perché ma bisogna dire una cosa. Non ha senso, voglio dire, avere, se no poi è uno strumento solo estetico, cioè se deve servire a fumare del tabacco, perché poi è uno strumento che serve a fumare il tabacco che uno... Sono altre le cose da vedere, e comunque ti deve piacere la pipa, è la pipa che ti sceglie. Quindi vedere queste cose qui, questi particolari, a volte vedo più un accanimento, come se fosse un accanimento terapeutico. Ascolta bene. Un difetto. In primo luogo, dietro una pipa bisogna guardare anche che storia c'è. Soprattutto. Giusto? Perché questo è importante. Come un libro, capito? L'esperienza, gli anni, la storia, sai, con tutto rispetto di chi è da 5, 6, 10 anni che fa pipe, da chi fa 40 anni, ci sarà c'è una storia dietro, c'è un qualcosa. Nella nostra ce ne sono 60, perché se partiamo da mio papà andando avanti, ci sono 60 anni di storia della pipa, e qualcosa ci sarà. Ripeto, quando uno compra una pipa, forse il consiglio che uno può dare è dice, guardare dietro se c'è una storia, se c'è qualcosa. Tambusa, aspetta, ti attivo l'audio, ecco, clicca sopra sì, così puoi parlare. Vai Tambusa. Sì, vai. Buonasera a tutti, ciao ai bravo, che ti sei corretto, quindi. Perfetto. E volevo fare una domanda sulla manutenzione delle pipe naturali, rusticate o sabbiate. E visto che con il loro utilizzo nel tempo per ovvi motivi si sporcano, quindi il grasso delle mani, le porcizie varie, tanti le lavano. Quindi sapone di Marsiglia, tappo ovviamente nel fornello, lavate, spazzolate con sapone di Marsiglia, risciacquate e lasciate ad asciugare. Cosa ne pensate? Compromette qualche cosa? Io ripeto, io ho delle corallo o altre pipe naturali sabbiate, rusticate, ho un po' paura a sottoporre. Sì, avrei paura anch'io. Lo sai che ne abbiamo parlato qualche volta, forse anche quando sei stato qua, sì. Qualcuno che ha usato Chantecler. Bravo, sì, infatti. Io avrei avvertivo già la risposta, però no, avrei mi è piaciuto rendere partecipi gli altri, ecco. No, hai ragione, avrei un po' paura anch'io, come hai detto te, ecco, alla fine. Anche perché il legno assorbe. Quindi è un'operazione non da fare, Marzio, ci sentiamo di dire. Sì,
tenendo conto che quando vendevano le corallo di mare proprio nel cartoncino, parlo di 35 più forte più anni fa, proprio veniva proprio specificata questa caratteristica dove potevano essere lavate e ritornavano nuovamente belle chiare. Questo è. Io piuttosto userei uno spazzolino in metallo, sai, di quelli non troppo forzati. Sì. Una volta avevo visto degli spazzolini che usavano per le scarpe scamosciate, che è uno spazzolino molto morbido, che lì non vai a innescare nessun procedimento. Sì. Con dei filamenti molto sottili e morbidi. Ah, sì. Bravo. Sì, sì. Però secondo me anche la pipa così deve essere vissuta, deve rimanere così. Capito? È così. No, ma è giusto. Tanto te lo sai. Cioè, le pipe nostre di tutti gli anni, a partire dagli anni 80 arrivare fino ai nostri anni, giusto? E Tabusso, scusa, quante ne hai lavate di queste pipe tu? Io mai. Allora, visto la domanda, la risposta era già quella. Sì, no, ma volevo un attimo qui chiacchierare. Voleva condividere. È questo lo spirito, grande Tabusso, allora, è questo lo spirito del compartir. Vai Patrizia. Vai Fabio. Allora ragazzi, innanzitutto durante questa serata, oltre a conoscere le pipe radice che quasi tutti conoscete, abbiamo conosciuto le persone. E beh, se non conoscono inizieranno a conoscere da stasera, no? E quindi è stato un piacere perché sono due persone vere, ho avuto la fortuna negli anni di poter, anche se siamo distanti, spesso vado su da loro ed è sempre un piacere quando piacere. E le loro pipe, io dico sempre, a volte le pipe rappresentano proprio quelle che sono le, per la natura delle persone, quindi sono delle pipe secondo me sincere e genuine come sono loro. Questo grazie, è un piacere.